La notte scorsa i vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti con due squadre per il recupero dell'autocarro adibito al trasporto delle apparecchiature per la risonanza magnetica che normalmente svolge servizio itinerante nelle varie strutture ospedaliere dell'Umbria. L'automezzo, riferiscono i vigili del fuoco, si era appoggiato su un fianco nei pressi dell'incrocio di Mugnano sulla Pievaiola e l'autista era rimasto nella cabina. L'autista è rimasto nella cabina ed è stato soccorso e trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118. Date le circostanze, l'autista è stato sottoposto all'etilometro per accertare le dinamiche del ribaltamento. Secondo indiscrezioni, infatti, ci sarebbe un possibile stato di ebbrezza tra le cause dell'accaduto. Nell'incidente è rimasta danneggiata l'apparecchiatura trasportata dal camion con la fuoriuscita di un gas refrigerante, sembrerebbe alcuni metri cubi di elio. I vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza l'apparecchiatura e poi rimesso su strada il veicolo. Nell'intervento, che si è concluso alle 7 di stamattina, sono stati impiegati un autogru, un'autopompa serbatoio e 10 vigili del fuoco con adeguati dispositivi di protezione.